Giorgio Napolitano ha dato le dimissioni. È la prima volta che un presidente della Repubblica viene rieletto per un secondo settennato, è la prima volta un presidente della Repubblica a dare dimissioni senza che ce ne sia una necessità. L'uomo ha fatto i conti con l'uomo, cioè con i suoi limiti fisici, e ha voglia di tornare a casa. Non l'ho apprezzato particolarmente come presidente, ma apprezzo la scelta. Non l'ho apprezzato perché secondo me lui è uscito da quelli che erano i suoi limiti costituzionali, dettando le regole al gioco. Per il futuro stupisce l'endorsement da parte di Flavio Tosi, leghista, nei confronti del suo collega Piero Fassino del PD. Francamente, fosse Piero Fassino il prossimo Presidente della Repubblica, per i miei rapporti personali con Fassino, per averlo conosciuto bene, per considerarlo una brava persona, non mi dispiacerebbe. Poi c'è sempre in campo il nome di Romano Prodi, che fallì la volta scorsa per quei famosi 100 franchi tiratori nell'area Bersani, nel senso nell'area che doveva essere gestita dall'allora segretario del PD, Luigi Bersani. Poi c'è chi dice una donna, dal Veneto, Laura Poppato, fa il nome di Anna Finocchiaro, non credo che abbia speranze. E poi c'è sempre in campo il nome di Emma Bonino, che non credo riuscirà mai ad arrivare ad essere Presidente della Repubblica. La tradizione vuole che per diventare Presidente della Repubblica bisogna essere stati almeno o Presidente del Consiglio, o Presidente della Camera, o Presidente del Senato, o aver retto uno dei ministeri chiave, quello dell'economia, della giustizia o degli esteri. C'è poi il nome in campo di Walter Veltroni, altra persona per bene che però aveva detto che doveva andare in Africa, lo ricordate? Non so chi sarà il Presidente della Repubblica dei prossimi 7 anni. Non so se sarà come dice Renzi, che al quarto scrutinio riusciranno ad avere i numeri per farlo. Spero davvero che sia il presidente di tutti gli italiani.